Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo, torna al Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Accostatevi più sotto qua, non incalzami il fascio. L'altro grande alluvione. Allora tutto il canale, tutta la cava era piena di acqua, fin sopra, usciva da sopra e c'erano tutti i cadaveri degli animali morti che venivano trasportati dalla lava. Sono cose che sono passate e sono dimenticate. Questa pianta vi ricorda qualche cosa? I 25 anni del mio sacerdozio, vi ricordate? Allora cari amici, il Signore ci vuole bene, ci vuole vicino a sé, ma non perché ha bisogno di noi, ma per distribuirci tante grazie e tante benedizioni. Siamo qua davanti a una giovanetta di 13-14 anni che a un certo punto ha sfidato la morte e ti voglio pure morire per Gesù. È chiaro, non ha avuto paura della morte. Oggi perché la veneriamo? Perché quel coraggio che ci ha dato l'ha portato con Gesù nel paradiso. Ecco, allora cerchiamo sempre di rimanere uniti a Gesù, che quando sarà, quando vorrà, tutti quanti noi potessimo incontrarci di nuovo nella gloria sua. Sotto qua, quando hanno scavato per fare le fogne e l'acquedotto, hanno trovato ancora le case intatte, le stanze intatte col colore bianco e blu. Perché ci fu il terremoto del 1883 e tutta questa zona era tutto un cimitero. Cari amici, quanti rischi che abbiamo corso. Oggi siamo noi che siamo qua e siamo ancora vivi. Ringraziamo il Signore. Però quando passiamo e vediamo finestre chiuse, gente che non c'è più, gente che non si affaccia neppure per guardare, poi sentiamo l'esplosione, un'avola, ha segnato un'avola. Amici miei, pensateci sopra. Ma sembra manella nostra nella manella di Dio. Diciamo un Padre nostro per le nostre famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori. Un'ultima cosa che vi voglio dire è questa. Allora dovremmo fare altri banchi nuovi che stanno a deposito adesso, perché i ragazzi erano tanti che venivano e mamma diceva andate a messa, andiamo a messa, e venivano. Oggi quei bambini hanno tanto da fare. Guardate, benissimo, che per noi fa via troppo sudore che vengono a messa. Portateci un asciugamano, un lenzuolo per asciugare. Hanno tanto da fare, perché i mamme tengono da fare, che tengono da fare non lo so, però i bambini non vengono più, i bambini non vanno da Gesù,
Gesù non andrà dai bambini, non entrerà più nelle vostre case, che fine faremo? Perciò, Signore, benedici. E come hai benedetto Santa Lucia, San Michele, insieme a Santa Lucia, benedico noi e le nostre famiglie, ci accompagni sempre verso la gloria del Signore. Per intercessione di Santa Lucia e di San Michele, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Per voi che stavate là, vi ho detto, guardate quella luce bianca. Voi non eravate presenti, che siete fermati qua. Quel punto c'è una storia per la nostra parrocchia e per la nostra Forio. Quando è stato il 1841, il giorno di Carnevale, alcuni giovani hanno preso 3 croci e ci hanno inchiodato su una di queste un cane morto e hanno fatto una processione con canti religiosi che inneggiavano contro Gesù eccetera e sono partite da Piazza Maio dove è stato proprio adesso il centro di tutti questi guai, di questo terremoto, e venendo per la strada di Baiola sono arrivate fin dove c'è quella luce che vi ho detto. Quando è stato il 4 marzo è successo un terremoto che ha distrutto tutte le case lungo il percorso di questa processione e i nostri andavano in ginocchio al soccorso a pregare e a ringraziare il crocifisso del soccorso. All'una si faceva la processione, si recitava il De Profundis per i morti, si pregava per i vivi e tante altre belle cose. La gente prega più, cari miei, questa è storia, non so barzelletta. Quando vediamo tante finestre che si chiudono davanti ai nostri occhi, sono finestre che si chiudono davanti al cuore di Dio e un giorno Dio chiuderà gli occhi ma non ci vedrà più. Perciò vediamo bene fin dove mettiamo i piedi e che Dio ci accompagni sempre. Thank you.
San Giovanni Paolo II. Ti saluto, Santa Madre di Dio, Vergine gloriosa e benedetta. Ti saluto, Madre della Chiesa, Santa Maria, Madre nostra. Guardi le braccia per accogliere i tuoi figli, piccoli e grandi, tu li ascolti e li consoli. Mostri loro la fonte di ogni pace. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodiscimi, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Padre, ave gloria per tutti i commercianti, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Thank you.
l'amore di Dio.